presento, Formino, sono Andrea Veraccolo, ho insegnato per più di 30 anni all'Università di Macerata, archeologia e storia dell'arte greca romana. Ho scavato dall'Anatolia fino all'Africa del Nord. E un giorno il mio vecchio amico, il professor Robert Eisenman, della California State University, mi ha contattato per questa questione di Regna. Io a quell'epoca non sapevo nemmeno che esistesse Regna, cioè, ma vi sto parlando del 2000 o del 99, non ricordo che non lo avevo. E Robert Eisenman è uno dei più grossi esperti dei rotoli del Mar Morto. Ha fatto l'edizione americana, non quella israeliana, dei rotoli del Mar Morto, in Guadalupe. E mi sperava, e c'è, se vi interessa, su un sito, se volete poi vi posso dare gli estremi, però è tutto in inglese ovviamente, c'è un suo intervento da Wadi Qumran a Grande Shalom, Wadi Qumran, dove lui appunto parla di tutto questo problema, perché lui sperava che se avessimo avuto il permesso di scavo a terra, di trovare documenti importati dalla Palestina, cioè praticamente i templari rientrando, siccome quella è zona templare, perché quando i templari sono stati distrutti sono arrivati i templari e ci sono praticamente la maggior parte dei castelli templari sono diventati castelli templari. Avessero portato documenti o pergamene che potessero servire alle ricerche che lui faceva in Palestina, qua di Qumran. E andammo in equipe con degli esperti che avevano un'importante radascan, chiaramente quelli di oggi sono molto più forniti. Questo era un radascan dell'anno 2001 e che è avvenuto in Italia nella fine del 2001, non so se è stato. E lì cominciamo a fare tutta una serie di protezioni. Poi siamo tornati un'altra volta e una terza volta siamo tornati perché ci ha invitato History Channel, il quale faceva un servizio che io poi non ho mai visto, non ho mai trovato sul Grande Chateau. Chissà dove diavolo è finito, se l'hanno pubblicato o non pubblicato. C'eravamo noi, c'era Bajent, uno dei quei tre che hanno scritto quel libro totalmente fasullo, diciamo, che però è una persona abbastanza, diciamo, preparata. Andammo insieme a vedere il castello del Bisù, che è nei 12-6 km da Regna, che è oggi quasi totalmente distrutto, ma in un posto, e io rimasi colpito dalla suggestività dei posti, perché la regione, l'Ud, Brasile, è di una bellezza sconvolgente. È veramente molto selvaggia, chiaramente selvaggia non può essere una regione in Francia. Io mi ricordo che presi il treno in questa stazioncina per andare a Montpellier, questa stazioncina per le 6 del mattino, sperduta, che poteva essere, non lo so, ma in Italia cosa c'era, messo sicuro da Cianico, con i monitor a colui, e quella era il treno locale, che portava a Carcassonne, dove poi c'era il treno per andare a fare, ora poi Carcassonne aveva anche ma la regione è straordinaria, e lì ci incontrammo con il sindaco, che oggi è cambiato, quindi io il vecchio sindaco, che era colonnello, ne ha fatto in tutti i colori in Africa, con i francesi, eccetera, eccetera, e molto appassionato, molto interessato al problema, che voleva scalare. Ora il sindaco localmente ha molto più potere in Francia che non in Italia, però non si può sottrarre al GRAC, che è la sovrintendenza. Arrivò questo del Lo vedi un ragazzetto, tra parentesi preistorico,
Ti confesso a questo non competente, non competente di un scavo di genere. Fai, noi siamo contrarissimi. Allora, i fondi della Mary Foundation, in America c'erano, e c'erano due studiosi qualificati, io e Robert Eisner. E questo, una chiusura totale, tant'è vero che poi ci invitò il prefetto all'IMU, che ci fece uno splendido carico, e il prefetto era imbarazzatissimo, perché io capisco che i politici invece avrebbero voluto, almeno i politici locali, che lo scavo facesse. Io non sono riuscito ancora oggi a scavare. Ho mandato la relazione, c'è una per internet da qualche parte, sotto Andrea Baratta da qualche parte l'ha trovata. Chiaramente era sintetica, perché finché non si scava non era possibile fare di più. E questi rifiutarono con scuse quasi offensive, nessuna evidenza scientifica, nessuna. Io scavavo, ho cominciato a scavare e mi ricordo che io e Andrea Gagardini andavamo a scavare con una borsa di studio all'Istituto di Studi Liguri a Bordighera nel giugno del 66, dove cominciamo insieme a imparare la tecnica dello scavo affaticato da Nino Amboia a Ventimiglia, meglio a Bordighera, dove c'era l'Istituto di Studi Liguri, e a studiare la ceramica romana, che lui è stato un pioniere di Nino Amboia. E poi ho continuato tutta la vita a scavare, sono stato assistente del professor Brown, direttore dell'Accademia Americana a Roma, quindi ho fatto gli scavi della Regia, gli scavi di Cosa, di Segonia, io non lo so se possono ritenere che io non fossi competente. Ostia antica con Andrea Gagardini, scavi nel tempo di Montatore diretti dal professor Giovanni De Carti, e così via. Qui a Renna non si scava. Dall'altra parte vado al museo di Renna, Villa Betania, o meglio mi pare che fosse l'episcopio, che era la Villa Betania, e ti vedo lì a Divino. Ripeto che questa è stata la prima volta che sono andato a Renna. Lì c'era materiali che andavano dal VI secolo di Cristo, il dottorato ceramica greca, attica, figure nere, fino a oggi, praticamente ricchissima di roba gallica. Infatti io suppongo che lì ci sia stato un ottimo gallico, e poi possiamo vedere meglio. Poi, dopo di questo, c'era monete galliche, monete cromane, ceramica romana dislocata dalla tarda Repubblica fino al tardo Antico, poi tutto venuto in sequenza. Questi materiali databili all'VIII secolo, secondo me alcuni sono addirittura di V-VI, per cui ho ipotizzato già una chiesa del V-VI secolo, perché c'è durato una campanile, una colonna che corrisponde con dimensioni a un certo capitello che stava sempre dentro il museo e che per me è un capitello databile al V secolo e che può essere solamente strutture appartenenti a un cipone. Quindi nella zona della chiesa non si capisce perché devono venire da altre parti. Poi ci fu un episodio interessantissimo, non in questa occasione, in occasione di un'altra visita, quella con Chisto e Ciaro, dove conobbi un inglese che viveva lì, Chisto viveva lì. E questo inglese era stato un ufficiale dell'esercito britannico, poi pare che fosse diventato un agente dell'intelligence britannica e poi in pensione si era stato in Renna. E questo aveva fatto scavi, secondo me, clandestini ai piedi del colle di Renna, e era pieno di bronzetti romani, ira di Dio, quindi la zona è ricchissima dal punto di vista archeologico.
era musicale. Cioè il governo francese, o almeno le autorità ufficiali locali, non vogliono che si scavi. Ora noi francesi conosciamo dove sono fatti, no? Però loro scavano sul Palatino e scavano a Pompei, e mi sembra veramente ridicolo che noi non possiamo scavare nel Sciacquone, non credo che dipenda da qui. Evidentemente c'è una precisa volontà, questa è la mia impressione, di non fare scavare il treno. Io mi domando perché, perché non vogliono che si scavi, anche perché scavi sono stati fatti. Abbiamo l'approccio re, se ne è occupato Sossè, di cui io conosco benissimo, benissimo. E lì sotto c'è sicuramente la chetta, perché quella è stata scoperta, forse sono addirittura due, molto probabilmente, ma cosa c'è al di sotto? E soprattutto cosa ha trovato? Allora, prove scientifiche di quello che ha trovato Sonier non ne abbiamo, però abbiamo i testimoni e c'è soprattutto un fatto: lui indubbiamente è un personaggio oscuro che è rimediato da treni un po' da tutte le parti. Per esempio la Chambord che gli dà 3.000 franchi, io avevo nelle mie diapositive il documento originale con la firma e il prezzo 3.000 franchi, quindi non so perché i siti dicono in realtà erano 1.000 montagne, lì ci sta l'appunto originale e con scritto 3.000 franchi e non si capisce per quale motivo 3.000 franchi quando lui ne guadagnava 75 al mese e un operaio guadagnava 150 all'epoca, nell'85, non si capisce per quale motivo rilagnano. Allora, poi mi si effettivirà che tutta la vita finché non muore praticamente è in un certo senso solo servizio, solo cordiale servizio. Questa storia delle pergamene, non si sa se esistono, non esistono, li ha trovati, li ha trovati, ormai una notizia alla quale mi occupava che pare che stesse in un cavò di una banca a Londra. Però è una notizia qui, perché nessuno li ha mai visti. Avrebbe contrattato questo libraio a Parigi per il San Sulpicio, eccetera, eccetera, e a tutte cose di cui volevo parlare appunto adesso. Però che lui sia stato a Parigi in dubbio, perché c'è una sua foto di uno studio francese e un'altra, una foto dove è stato cancellato il timbro del fotografo francese che è stato messo a posto stampigliato il timbro di un fotografo di Limoux. Quindi lui voleva anche un po' nascondere il fatto di essere stato a Parigi e c'è i rapporti con tutta questa gente importantissima, dal cugino dell'imperatore d'Austria fino a Emma Cantè, fino alla grande cantante, a Sara Bernard, a Eleonora Duse, tutti quanti pazzi da novembre, vanno a incontrare questo prete da quattro soldi, curato di campagna, morto di fame, e per quanto si sia venduto le messe, ed è provato che sarebbe venuto, e per quanto abbia incettato denaro da, ma Dio santo, ha fatto dei lavori, quindi, quello che ha costruito, a parte che è stato la chiesa che l'ha finita di rovinare, orribili superfetazioni tremende che ha fatto, è riuscito a rovinare la chiesa romanica che probabilmente che quando io proposi di levare tutta quella roba e riportarla all'originale mi volevano uccidere, quindi il branco che dice è patrimonio, è patrimonio, ma questo non è patrimonio, questa è una superfetazione di uno che non capiva niente di arte e che a un certo punto ha rovinato la chiesa romanica, pigliate e stavo la mettete in un museo e riportiamo la chiesa dello Stato, cioè, non è un intervento del Borromini su una chiesa romana, su una chiesa di Romano, per cui no, quindi, siamo veramente nel... Allora cosa succede? Che a un certo punto, per farla breve, arriva il mondo si scava e non si capisce perché così. Io feci, dunque, le prospezioni ci hanno dato due importanti anomalie sotto la pietra e io avevo pure le foto delle anomalie e tutto quanto.
Poi c'hanno là nel giardino strutture sotterranee sicure accettate. Un po' dappertutto dice è ovvio, intorno io feci una mappa, una analisi delle strutture, e si vede benissimo che c'erano le strutture di un campo, cioè lì c'era morto un cittadino che si è trasformato in una cittadina romana. Non abbiamo una grande evidenza didattica, ma insomma si vede benissimo, ci sono quelle tipici canalizzazioni, quelle tipiche fistule di terracotta, quindi probabilmente di un certo diametro, per cui probabilmente c'era un edificio termale, mosaici di un certo interesse, cioè esisteva una cittadina, questa rede, o redensium, e che poi ebbe molte vicende nel Medioevo, che adesso sono venute che ci stiamo a vedere. La zona era psicotica, questo è il dubbio, ma i merovingi, contrariamente a quello che si racconta, non hanno mai messo piede veramente nella regione. La regione è sempre stata sotto controllo visigotico fino proprio al Vangelo dei Franchi, praticamente, che ha messo poi a durare però quello che io vorrei sottolineare è che archeologicamente il sito è interessantissimo, come tutta la zona, anche a Lelbeni è interessantissima, è tutta una zona archeologicamente molto importante, perché era una strada importante di comunicazione, la piana dell'Ord, con tutta una serie di tanti centri come Tolosa, eccetera, eccetera. Chiaramente questa ceramica greca poi del VI secolo rivela che la zona era in comunicazione commerciale con le colonie greche della costa, ovviamente, perché se no non si spiega la presenza di due o tre frammenti di ceramica attica di importazione, ceramica fiumerele di VI secolo, di pieno VI secolo, a Rete, in cima a questo concurso, questa roba che è venuta da discarica sicuramente il Sonì, quando ha fatto tutto questo enorme lavoro, ha tirato fuori questa roba, che per fortuna non ha buttato, per fortuna non ha buttato, è conservato nel locale museo. Ma quello che ha fatto a livello di strutture che lui ha costruito non giustifica né le messe illecite, diciamo, i correnti illeciti di queste messe, qui si parla. Infatti il nuovo vescovo gli chiede conto di 200.000 franchi, e quelli che sono riusciti con 200.000 franchi nell'epoca è una cifra allucinante, è una cosa enorme. E si vede Villa Verania, tutta la ristrutturazione, il giardino, la sedia, la torre di Magda, e questo ha fatto lavori per migliaia e migliaia e migliaia di franchi. Poi ci sarebbe questo calice, che lui dice di struttura visigotica, di fattura visigotica, ma chissà cosa era realmente, che ha regalato a un suo amico curato. Poi non si sa, perché non c'è nessuna prova, questo calice non si sa dove sia finito. Io sono sicuro che lui qualcosa ha trovato, cioè, il tesoro esiste. Poi quale sia l'origine di questo tesoro, probabilmente se l'è venduto chissà come a pezzettini sul mercato antiquario, l'ha fatto sparire, cioè lui è un personaggio losco, questo non c'è dubbio che sono io, è un personaggio losco, però è un personaggio affascinante, estremamente interessante, che ha creato un genio, ha creato un genio, questo è il dubbio. Perché prima di lui nessuno si occupa di rendere scelto, dopo di lui diventa il centro del mondo, viene connessa con il grado, viene connessa con tutto quello con cui si può connettere, di esoterico, di non esoterico, di storico, di non. Oh, e poi ci sono i morti. Ci sono i morti. L'assassino del prete e del Gini. Non solo, l'interesse tedesco, che mano a mano ci lavorano con questo.
per anni, vabbè, tutto questo sistema speciale che aveva un filologico per la razza di anni, tutto quanto. Poi non basta questo, ma c'è il seguito e qui c'è gente che è stata mitragliata, ha trovato la macchina che sta mitragliata, insomma, mi rendete conto, c'è qualcosa di strano in questo posto che si vuole continuare a tenere. Ecco, io quello adesso ho detto così molto in sintesi, senza stare a prendere gli appunti, ma ci sono morti, ammazzati, di cui non si è spiegato, mi pare che hanno avuto nel 75 l'istruttoria, la storia, l'indagine sul prete, sull'omicidio del prete. E meno male che questo c'era la giustizia italiana. Ma lì non c'era evidenza, si è riuscito a trovare, ma questo è stato, gli hanno trovato un meno di 14 coltellate principali addosso, quindi è stato ucciso anche con una cosa, e non mancava nulla, non hanno usato niente, quindi non è stato un omicidio a scopo di carità, è stato un omicidio voluto e stravolontario. Poi il nocco di un buco dell'Od, perché è stato ucciso, e poi tutto il resto il triangolo del serpente rosso, c'è tante cose che non tornano, insomma, però la cosa che a me risulta è che non si vuole che si scavi. Un'altra cosa che vorrei sottolineare: il processo a Roma va per le lunghe, con grandi raccomandazioni di fare pace, di trovare, che poi alla fine si trova questa conciliazione. Infatti lui accetta la punizione, volendo si vede, come si dice a Roma, i soldi non li restituisco perché ce l'ha Marie del tecnico, mi rendete conto? Questa è intestata appunto alla propria parola. Fedelissima. Sapete che c'è una leggenda che non so quanto sia vera questa storia, non prendetela con tutto il beneficio di dettaglio, ma corre voce localmente che i locali si ricordano come quando fu fatto un franco pesante dal franco leggero, per cambiare nel dopoguerra i franchi vecchi con il nuovo, quello che ha sopravvissuto fino all'euro, praticamente si sarebbe visto, pur di non cambiare, si sarebbe visto la perpetua, la Marengo, bruciare cataste di questi franchi, cioè per farli sparire pur di non convertirli, perché per convertirli bisognava giustificare l'origine, in quanto si voleva impedire di utilizzare i franchi dei tedeschi, cioè i franchi praticamente dei collaborazionisti con cui i tedeschi avevano pagato i collaborazionisti nazisti. E questo è lo scopo per cui anche fu fatta questa operazione di cambio del nuovo franco, di cambio del nuovo franco. Ora, questa questione che mi lascia molto perplesso, ammesso che questa sia, non sia vera questa cosa, ma anche se non è vera, sapete che la mente umana, come io dico sempre, non inventa mai nulla da nulla. Se la gente aveva questa fissa al re, che quelli erano ricchi, perché una leggenda del genere non nasce intorno a gente povera, nasce intorno a gente che sospetta ricchezza, è ovvio. Ricchezza sospetta di cui non si sa la fonte, perché se io sono un ricco possidente locale, con tanti belli acri di terra, ho una bella fabbrica di non so che, di foie gras, ecco, lì è uno dei migliori della Francia, a un certo punto, vabbè, è ovvio che sono ricco. Ma il prete urbano di campagna che canta con la perpetua di un tradito in cima a questo concorso e che ha tutti questi soldi in tasca e fa tutti questi chiari della prete parla e nasca una catena di storielle, però c'è solo un'area perché ci sta una base perché nascono, se no non
facoltà, il governo francese non vuole che si sia attaccato. E poi non soltanto il Papa si è soffisso e sono anche quando ha fatto dei primi nella chiesa di Rossi, anche lì non fanno scavare. Sì, no, no, tutte le volte che ci sta una cosa di questo genere non si scava. Non si scava. Perché non si scava? Questo è il... Sentite, più gente seria di noi, andate pazienza, due professori universitari, una americana con due dipartimenti dietro le spalle, oggi siamo tutte e due in pensione, ma a quell'epoca eravamo tutte e due in servizio, sia Robert Eisenman che io. I soldi della Mary Foundation, e ancora non c'era stato September 11, quindi non c'era stata, perché la Mary fu colpita, tutto l'ufficio della Mary, morirono tutti, quindi, e tutti gli affini del 11 settembre. La Mary è una delle più grosse, no? Fondazioni, non la Mary, cioè la Mary Foundation, sono due cose diverse. La Mary Foundation è stata distrutta l'11 settembre, sono morti tutti, distrutti computer, e americani colpiti proprio in pieno dall'aereo, e quindi sono morti tutti l'11 settembre. Quella di Cristo era ancora prima di questo, e esistono oggi ovviamente queste opere, ma avevamo le competenze e avevamo l'immagine, due università, una italiana e una californiana. No, no, no. Così poi con l'Italia, perché noi preferiamo la conservazione che non aprire nuove scala, ma si fa più ricerca scientifica in archeologia, se si è una cosa. In Italia non si scala più, perché se c'è gente che ha problemi di conservazione siamo noi. Allora in Italia non si scala più, perché tutte le leggi vanno unicamente al restauro. Capite, io dico che sono contrario agli scavi fatti in quanto tale, che fatti per confezionarsi titoli accademici. Cioè con la situazione italiana, però per chiarire singoli problemi scientifici importanti bisogna scavare. È chiaro che nella situazione in cui è il nostro patrimonio dei beni culturali, è bene pensare più al restauro e alla conservazione che non allo scavo, ma non si può fermare la ricerca scientifica in nessun settore, quindi neanche in quello della ricerca storico-archeologica, ma in Francia non sono in queste condizioni. Io vorrei avere un'organizzazione di tutela dei beni culturali come c'è la Francia, che è un paese di primi, paragoniamo con qualunque museo di Roma o anche gli Uffizi di Firenze al Louvre, non c'è possibilità di fare questo, tanto per fare un nome, insomma, no? Nemmeno in tre Vaticani diciamo, a livello di Louvre con l'organizzazione, con le strutture, eppure sono tra i migliori, diciamo, a livello. Ecco, questo è quello che io voglio dire. Io voglio parlare di altre cose, o fare un discorso molto più dettagliato, una vera e propria, però ecco, perché non farlo scavare? Perché con scuse anche offensive, troppo offensive, io i documenti di Milano vedrà che sono veramente offensivi, non si risponde in questo modo monotonioso, proprio la chiamerei quasi una spocchia, una superba gallica, che sapete i francesi come sono fatti, no? Però è eccessivo pure per questo. Se voi avete da dire altre cose, da interventi, chi vuole parlare? Io penso qualcosa. No, più che mi interviene. No, io volevo puntualizzare questo. Sì, sì, sì. Del fatto che questi non consentano nessuna forma di indagine scientifica e crescita. L'ultimo fu Sciolini e tutta quella gente. Finito. Non voglio che si sia. Non voglio che si sia. È crescita. Ma vabbè, io intanto mi presento giusto un secondo, così sono il dottor Claudio Foti, sono più uno scrittore che un saggista, anche se ho scritto anche dei saggi. Però per scrivere dei romanzi bisogna sempre documentarsi a fondo. E l'ho fatto in passato, perché chiaramente anche i Renzi a Roma potevano entrare in questo campo di ricerca. E chiaramente la differenza che dovevo fare era anche questa supportata da foto e
ospedali non devono essere analizzati, quindi è evidente che non potete parlare proprio di quello. Però volevo porre l'accento su due piccole cose che mi hanno incuriosito molto. La prima, questo è un paesino di meno di 100 abitanti, e adesso ogni anno ha tantissima gente e tanti si sono stabiliti anche nei dintorni. E in quell'epoca, quindi alla fine del XIX secolo, c'era questo parco, questo curato, la storia che sapete tutti, che era noto in tutta la Francia, e diventava strano anche il fatto che lui vendesse queste messe in tutta la Francia, ma anche in Belgio, in Germania, la gente andasse a comprare le messe da lui. E questo io trovo molto strano, all'epoca non c'era internet, non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi, quindi evidentemente c'era stato un passaparola notevole su queste sue capacità. La cosa anche strana è che dopo che muore Sonier, siamo nel 17, per molti anni, io parlo di grande pubblico, per molti anni Rinaldo Chateau scompare, nessuno sa che esiste. E tutto viene fuori quando Gérard Bessel scrive nel 67 un libro. Il libro che lui scrisse all'inizio si chiamava Lord Rem, ed era un libro con una copertina, io ho le foto e tutto, insomma, questa copertina era una copertina viola con questa scritta anonima. Questo libro poi ha una seconda edizione da scapile rossa, e era del tesoro condite del Chateau, e anche qui una copertina anonima. Poi arriviamo al 1977, quindi 10 anni dopo la prima edizione, ma intanto se ne parlava poco, si continuava a parlare poco, viene fatta la terza edizione. La terza edizione ha in copertina quello che Gerard Seller chiama Asmodeo, quindi il diavolo esce dal libro e appare sulla copertina, e il titolo cambia e diventa il Signé Rose du Croix, firmato Rosa Croce, un libro firmato Rosa Croce. Da quel momento che succede? Che comincia un po' l'interesse su René Chateau, siamo nel 1977, ma ancora un interesse basso limitatamente alla Francia, il libro in francese, e non tutti poi alla fine lo conoscono. Qualche anno dopo, circa a mezzo del siglo del dopo, mi sembra a metà degli anni 80, fu fatto questo famoso saggio dei tre autori, il Santo Graal. Questo saggio diede luogo poi anche a i documentari della BBC, fu fatta una serie di documentari della BBC. Arriviamo quindi a metà degli anni 80, se non addirittura agli anni 90, dove René Chateau ancora non la conosceva nessuno, comincia a travalicare la Francia ed arrivare in Inghilterra, come mistero sto parlando, quindi come la storia di Sonier e tutte le cose che c'erano. Arriva in Inghilterra a metà, alla fine degli anni 90, il grande pubblico comincia a conoscerla a quell'epoca, in Italia ancora pochissimi la conoscevano. Siamo nel 96 e nel 96 dei vandali entrano nella chiesa, io poi vandali come tre virgolette, però entrano nella chiesa, decapitano la testa della statua e rompono anche la mano destra della statua. La mano destra che sta in una posizione come se dovesse reggere un qualcosa, questo qualcosa, sentendo anche i massimi esperti di René Chateau, doveva essere un forcone che è stato tolto per evitare che le persone che entrassero e che entravano nella chiesa si potessero far male. Sono veramente storie da riproporre. Questo forcone nessuno l'ha mai trovato, non c'è un segno, non c'è una foto, ad oggi non sappiamo nemmeno se effettivamente in quella mano c'era un oggetto, poteva essere un bastone, un forcone, che lo scelgo, non lo so, vediamo, però per adesso non c'è nulla. La cosa interessante è che viene rotta la faccia, viene rotta quindi il volto del diavolo e la mano. Nel 2001 Umberto Eco, in una rubrica che teneva sull'Espresso, la Zanzara si chiama La Bustina di Minerva, scrive che il saggio dei tre autori inglesi è quanto di più in malafede si possa trovare in giro, e si scaglia contro questo saggio. Siamo nel 2001. Nel 2003 esce il Codice da Vinci di Brown, che si basa sul saggio, per cui tra l'altro è stato esatto dei tre studiosi, e per il quale tra l'altro è stato anche
è denunciato per plagio e poi ha vinto la causa, quindi i tre saggisti non sono riusciti a dimostrare che lui ha tratto tutto dal loro saggio. E chiaramente, come il libro di Dan Brown, la storia del figlio di la storia del pirata di Sion, arriva alla fine questa storia a livello mondiale. Questa è una vicenda sulla quale secondo me andrebbero fatte delle ulteriori ricerche, perché questi piccoli punti messi tutti in fila a me danno una sensazione particolare, quasi come se si cercasse di veicolare un certo tipo di messaggio. Alcune cose non dovevano essere scoperte, altre cose dovevano essere comprese ma solo da chi doveva. E tutti questi interventi nel corso dei secoli, degli anni, dei decenni sono legati a un filo unico. Un'ultima cosa, chiaramente io devo dimostrarvi delle cose che spero di dimostrarvi nella prossima conferenza, perché ho necessità di avere le foto e quindi farvi vedere delle cose. Un'ultima cosa, per tutti coloro i quali ritengono che Gerard Seder fosse un mistificatore o un personaggio di poco valore, io ricordo innanzitutto che era un nobile, non perché un nobile debba e tutta la nobiltà dovesse necessariamente stabilire una persona migliore di massa, quanto perché lui non aveva bisogno di inventarsi certe storie. Aveva scritto oltre 40 libri prima di scrivere il libro sul Re Shadow. È un personaggio che è stato troppo presto classificato come mistificatore e negativo. Sicuramente mistificatore, negativo e stupido assolutamente no. Quindi poi io mi auguro di poter continuare questo discorso nella prossima conferenza, perché credo sia interessante, sia uno spunto di ricerca nuovo che prenderà anche in esame molto approfonditamente la statua che, e questo ci tengo a sottolineare, Gerard Seder nel suo primo libro nomina questa statua come il diavolo e il demonio nel corso del testo, solo a pagina 138. Cominciano ad essere tante pagine, ma nomina come Asmodeo. Ci mette tanto tempo a nominare come Asmodeo e poi indirizza il lettore verso questa figura che tra l'altro non assomiglia per nulla a quella poi raffigurata controllando i vari codici di raffigurazione iconografica del maligno. Quindi ecco, Gerard Seder dà un messaggio che non è quello che è stato ricevuto, a mio avviso, dalla massa. Detto questo, poi Simone mi auguro insomma di poter proseguire con immagini e spiegazioni più dettagliate. Oh, c'era una cosa, io volevo fare una piccola sintesi cronologica delle faccende strane degli omicidi di Pierre. La prima cosa muore Antoine Gély, che è il parco di Mustasà, esattamente il 1 novembre del 1800. Accoltellato, viene trovato in un lago a 3 chilometri in linea d'aria d'arena, che è un luogo lì vicinissimo, nel Piemonte. Poi, la cosa interessantissima è l'intervento dal 32 al 38 di Otto Rahn, della ANR, cioè questa organizzazione nazista che si occupa non solo di occultismo, di dimostrare l'origine ariana. Per esempio, loro fanno una grossa ricerca sugli antichi germani. Sapete la storia del manoscritto della Germania di Tacito, no? Che loro cercano il codice originale della Germania di Tacito, perché nella Germania di Tacito ci sarebbero dei passi che praticamente fanno ipotizzare la superiorità assoluta del popolo tedesco. Gli ariani sono tanti, ma sono i tedeschi il culmine, con tutta questa leggenda che loro sarebbero gli atlanti, che derivano gli atlanti, erano inventati in questo mondo e quell'altro. Ma in realtà, a parte il fatto che in alcuni parti della Germania Tacito parla malissimo dei germani, dicendo che sono pigri, sporchi e inclini al bene, non hanno voglia di far nulla. Quindi solamente i passi che parlavano bene, ma dimenticandosi che da qui non si può aspettare il rigore scientifico da parte dei nazisti, ma
una cosa interessantissima è che giustamente è stato messo molte volte in rilievo che gli antichi germani hanno pochissimo a che fare con i tedeschi moderni, perché ci sono state talmente tante invasioni, talmente tanti cambi di stratificazioni di popoli, come se noi discendessimo direttamente dagli antichi romani, ma come niente. Infatti siamo molto diversi, non dal popolo che ha avuto il più alto senso dello Stato, forse nella storia, sono direttamente forse il popolo che ha meno senso dello Stato, a cominciare dalla nostra classe politica. Quindi rendiamoci un po' conto, cioè, io non vedo tutte queste connessioni tra noi e gli antichi romani, anche a livello organizzativo, tutto sommato. Ora, qual è il discorso? Il discorso è, quindi, prima di tutto, le ricerche tedesche. Dal 40, durante l'occupazione, per 3 anni andavano sistematicamente a Renna. E poi c'è l'episodio in cui Corbu, che comincia a fare lavori e che acquista tutto quanto Cholet, che è l'unico che scala, nel 1960 rischia di essere ucciso perché gli casca in testa una trave che è di capo in un pelo, messa ad hoc sul posto, in modo che come lui apriva la porta gli cascava la trave in testa. Quindi hanno cercato di ammazzare lui, hanno cercato, e quindi cominciamo veramente a essere, no? E con lui, ecco, nel 68 viene schiacciato da un misterioso e ucciso dentro la sua automobile, dentro la sua automobile, la sua Renault 16, da un camion che gli va addosso, lo schiaccia e sparisce, e non si è più ritrovato nulla, non si è più ritrovato nulla, assolutamente. Già qua ci stanno un bel po' di cose strane. Per esempio, Henri Dutilleux, questo occultista di Lione, che acquista la proprietà di Cluny nel 1968 e che nel 1973 si trova l'auto trivellata da colpi di mitra, e anche lui abbandona tutto. Insomma, sono un po' troppi questi episodi, sono un pochino troppi, cioè qui non si muore e qualche si ficca nasi a crederci. Chi è che non muore? E poi il continuativo del tempo, cioè da Gemì si arriva a... Ci dobbiamo chiedere chi è così potente. Chi è che è così potente da organizzare continuativamente nel tempo? Cioè, dalla morte, ammesso che Gemì non sia stata, ma anche volendo estrapolare Gemì, è da tutti gli altri, continuativamente nel tempo. Neanche uno Stato non riesce. Neanche uno Stato. Cambiano, dice qualche cosa di veramente molto misterioso, ma queste sono le cose misteriose, io direi, da sottolineare, e il diniego continuo di non scavare. Perché? Perché l'unica cosa che può chiedere il mistero dei rinunciatori è l'indagine scientifica, uno scavo sistemato sotto la chiesa, ma non solo. Io nel mio progetto avevo ipotizzato di poter scavare anche nel giardino intorno alla Villa Betania, in direzione alla Torre Magra, dove c'è tutto il giardino dentro la... E che non è stato possibile. Mi ringrazio. Se lei vuole dire qualcosa, sì. Sicuro. Ma per cominciare io a parlare, devo fare una domanda a questa cosa degli scavi. Ma visto e considerato che i difensori, sempre se i difensori sono tratta, cioè soldati sparsi nel mondo, vengono portati alla luce, per quale motivo qua si tratta del tesoro, ecco, non so quale sono stato bene portato a casa. Cioè in che senso quale? Sì, quello no, momento è necessario, quello che ha trovato. No, io non credo che oggi esista un tesoro. Io credo che esistano dati che si potrebbero trovare scavando. Se il tesoro c'era, ipotizzando che ci sia stato, e io lo deduco non tanto da quello che mi dice o che si è detto o che racconta, ma dal fatto che diventava all'improvviso scarico in giro di breve tempo, nemmeno tanto breve, dopo 97 più o meno, nei primi anni di stenta deve fare i testi, di chiedere i testi alle
elevate, poi di colpo diventa ricco. Perché evidentemente, secondo me, se lui ha trovato il tesoro, l'ha tenuto nascosto per non... Poi piano piano, quando è riuscito a piazzarlo sul mercato antiquario, è diventato ricco. Perché tutta questa barca di quattrini, perché dopo poi mi pare il 1901 comincia a veramente, intorno a cavallo di quegli anni là, quindi anche dopo l'uccisione di Giri del prete di Gustavo, questo è il fatto. Però lui forse era venuto a sapere qualcosa del tesoro. È interessante perché lui i primi tempi stenta, deve veramente arrabbiarsi, fare prestiti, poi pagamenti a rate, 500, 300 franchi, 4 rate annuali, eccetera. Cioè, non è uno che piglia e spende. Dopo avviene questo. E come fa a diventare un ricco? Ecco, ha trovato qualcosa? Probabilmente ha trovato qualcosa. Che oggi esista qualcosa, non credo. Io, secondo me, questa è l'idea di un testo. Secondo me, sotto la realtà, che si ridò e quella città, sotto ci resta la chiesa visigotica. Scusatemi, la chiesa di Porto Seco, tanto antica, quella non ci vuole, quella che non è stata scavata, e che la chiesa visigotica era già a livello del sito della Ruale, ma molto piccola. Io avevo lì anche la funzione della chiesa. Ci sono tre fasi edilizie praticamente, sono tre le fasi edilizie della chiesa. Prima si chiama Santa Maria e poi diventa proprio l'ultima consacrazione della chiesa. Gli cambiano nome. E il problema è questo, che la chiesa originale di Sesto non coincide con questa, che secondo me sta sotto la cripta e sotto, come è normale anche a Sciacca, sotto c'è il santuario gallo romano. Lì c'era un tempio, un santuario, un altare, qualcosa, un culto. Si pensa che era il protovite, No, quello è già romano. No, questo è molto prima Isi, che probabilmente poi è Esmer. A Esmer è stato trovato la capitale isiaco, ma Esmer non è. E lì si è proprio trovato, e c'è proprio un frammento, un'iscrizione, se non sbaglio non vorrei dire una colpeggeria, ma un'iscrizione geronitica, non egiziana, di romana ovviamente, questo è ovvio, ma quello che c'era veramente un museo, ma è normale che di Italia è chiave. Ora il problema è che secondo me c'era proprio un tempio, un culto, un santuario, un luogo di culto gallo-romano. Questa è la cosa che io ipotizzo come più probabile. E poi sopra ci hanno fatto la prima chiesa, che chissà chi diavolo era dedicata, forse sembra la Vergine probabilmente. Perché? Perché questo capitello non c'è niente da fare, è un tipico capitello di quinto sesto. Poi nascono a livello superiore, probabilmente nasce la chiesa visigotica, che è la prima fase della chiesa di Santa Maria, che poi diventa la chiesa nasce all'undicesimo, e che è la chiesa attuale, quella che abbiamo oggi. Questo è quello che io, come puntualizzazione, non è che penso che esista un tesoro oggi, assolutamente. Se c'era un tesoro, e chissà cos'era, l'ha scoperto. Il buon sole. E se lei incarica la mossa. Anzi, lui ti darà anche il carico della luce. Ma lì che era la luce, lì era tutto, certo. Lei era la proprietaria di tutto, perché non essendo un'ecclesiastica, poteva fare quello che voleva. Non era sottoposta al vescovo di Carcassonne, al controllo delle autorità ecclesiastiche, però c'è un fatto. Questo va, non va a Roma, va al suo avvocato, che lo mantiene a Roma, costa un sacco di soldi, gli ha rappresentato delle parcelle,
Sacra Congregazione a un certo punto manda avanti, lui muore senza una sentenza eterna. E perché? Un pretino contro l'arcivescovo che porta le prove, e posso se gli fece vedere i documenti. Lui ci aveva le fotocopie dei documenti dell'archivio di Carcassonne con tutti i pasticci che aveva fatto Sonier. Qui lui se ne rendeva le messe, su questo non c'è dubbio, però da un lato non basta per giustificare tutto questo lavoro, perché avrebbe dovuto, non so, è possibile, sono sempre cifre molto ridotte, e dall'altro lato perché Roma non lo funziona? Perché va così per le lunghe? Perché ha così potere di contrattazione nei confronti, dico per tutte le volte, dico, ma stiamo scherzando, chi aveva in mano questo uomo? Che non sapeva il vescovo, perché a quanto pare sapeva la Roma, perché dico, ci vuole tanto tempo a condannare un parroco corrotto di un paesucolo dei Pirenei da parte del Vaticano contro un vescovo giustificato che aveva le prove che aveva fatto i pasticci. Qui ci si parlava di 200.000 carte, una cifra in aumento per l'età, per l'epoca della prima guerra mondiale. Va avanti un sacco di tempo questo processo. Ditemi voi, ci sono molte cose che non devono. Io invece volevo parlare di alcuni aspetti, una legata all'aspetto del suo che ha detto l'amico Claudio, che penso non abbia parlato da nessuno per quanto riguarda l'aspetto esoterico, ma intanto per fare una precisazione che secondo me per una ricerca genuina e diciamo fruttuosa bisognerebbe sempre accostare l'archeologia all'esoterismo, perché l'esoterismo comprende anche il simbolo, i simbolismi, e l'archeologia è parte dei simboli. Sì, ma si studiano. Si studiano ovviamente. Quindi per me una senza l'altra non vale assolutamente manco la vena di ricerca. Allora, io dicevo che in pratica durante diciamo, gli studi che faccio ho notato che la storia di Asmodeo, tu ce l'hai ben presente Mario, ha la stessa postura di una stazione della Via Crucis che sarebbe al numero 6 e vede Cristo inginocchiato e porta una croce, la stessa postura che Asmodeo, solo che Asmodeo sappiamo che porta la cosa alta che è sopra gli angeli. Altra cosa che io invece ho notato sempre, parte tutte le peripezie del Papa, insomma, che qui a Roma c'è una chiesa di Gran Santo Stadio, che poi ho fatto anche diversi articoli di Santo Stadio, c'è una vetrata che è la stessa identica figurazione di Santa Maria di del Passo Rilievo che sta sotto l'altare di Regno Cielo, che è la figura della Marisa Santa. Ho fatto ancora una ricerca, a parte che i nomi di questi due artisti che hanno fatto la gara al Santo Stadio non sono rintracciabili, quindi già suppongo che siano un pseudonimo di entrambi. La cosa strana che è stata fatta è che la gara è stata fatta allo stesso periodo dei restauri a Reno fatti da Sugnere e da Cisca, in concomitanza con quello che diceva prima del fatto che Sugnere poteva essere stata Roma o meno. Questo mi fa pensare che o lui o un tramite abbia commissionato questo lavoro a questi due artisti. Può essere. Ma questo può essere. E comunque questi sono cartoni che giravano, bisogna stare attenti perché sono cartoni che giravano. Cioè, noi sappiamo che l'artista di Reni è lo stesso di Roma, no? Giscard ha fatto l'ore Reni, e questi due artisti invece vengono sempre da Tolosa. Ah, solo che non si riesce a trovare esattamente la propria capire. Altra particolare è il fatto che comunque sia, se noi andiamo all'idoso per tempo e andiamo a vedere la storia, su niente sappiamo che quando andò a Londra per far ricevere le gran stanze bis, andò anche a Londra per comprare i famosi del quadro, le produzioni, Celestino V, la storia del Cadia e le tentazioni di Sant'Antonio.
Beh, il diavolo della chiesa di Sant'Eustachio era Pietro Colonna nel 1200 qualcosa, insomma, circa, sì, ed era presente appunto nel Sesto Quinto, quindi c'era un altro piccolo punto che mi fa pensare che il segreto non è risalente, ovviamente, come tutti sappiamo, dal 1885 e poi, ma ancora precedente. Senza considerare, che il mistero inizia proprio da un altro sacerdote, Antonio Pigoni, che venne, diciamo, di nuovo confessò alla chiesa delle Greche, la quale gli confessò il segreto di famiglia. Ma quale segreto? Di questo potrebbe spiegare che lui ha cancellato la lapide. L'epitaffio, la lapide. L'epitaffio che poi è stata ricopiata in seguito. Ma anche quello è strano, lui trova la tomba di Maria. Non solo tomba, ma scava le tombe, sposta i corpi. E cancella l'epitaffio. Quale si può cancellare l'epitaffio? Poi dei nove in dottura. La famiglia, i principi, diciamo, di Ren, di pertinenza, la cosa è un po' qui. In effetti, che senso ha cancellare una lapide? Anche perché fa, oltretutto, lui rischiava all'epoca la pena di morte. La denuncia perché è stata... La pena di morte, la violazione dei sepolcri nella Francia dell'epoca, in teoria era punibile con la condanna a morte. Infatti poi il popolo fece portavoce ad Alcinero per la liberazione. Esatto, ci sono le proteste, però fatto sta che comunque sia re, archeologicamente parlando, non anche satiricamente, qualcosa sembra, come ha detto anche il professore Claudio, sembra generare qualcosa di grosso. Il problema è che noi non abbiamo documenti, cioè noi non abbiamo, per esempio, tutti i diari di del curato che sono stati acquistati, no? Non abbiamo nulla. Dov'è questo? Le carte del curato? Neanche gli ultimi che si stavano trovati nel 2003, no? Quelli che parlavano del traffico di messe, degli altri segreti che teneva a sognare, che era una persona molto meticolosa, qui si annotava tutto. Tra l'altro, quando la fece fare l'impresa di artesani a Giscarda, nel stato della chiesa, commissionò, lui gli fece fare per ben tre volte l'inclinazione del collo di uno dei personaggi perché non gli piaceva come era stato fatto, quindi era una persona meticolosissima. Sì. E nel 2003 fu ritrovato, adesso mi sfugge il nome, da un ricercatore tedesco, dei 800 pagine di diari segreti nei quali lui aveva annotato tutte le spese, le entrate e le uscite del famoso traffico di messe. E però poi, facendo un raffronto incrociato tra questi dati e altri dati, ci accorgiamo che su, diciamo, esempio, 10 messe tenute nei primi giorni di gennaio, lui ne aveva segnate soltanto 7 su questi diari, che lui teneva ben segreti perché sapeva che erano la prova contro di lui al processo, quindi non li fece uscire, furono trovati soltanto pochi anni fa, insomma 10 anni fa. Oggi perché ne abbiamo fatto anche questi diari, qui però esistono foto e prove, ma non si sa. Tra l'altro poi... Ecco, lui con le carte del curato. Sì, però tutto da Masi, certo, prima da Marini, e poi muore da Masi. Però le carte di curato non so. Forse un'altra carta, perché non so se sa. Tutte le carte di diario le carte. E lui viene assassinato, e può essere pure che sia stato un pirata della strada questo anno, però c'è un prototipo, ma quello viene coltellato, Gelì viene coltellato, questo è l'occultista di la gamba in testa, insomma non lo so, e poi le mitragliate, insomma sono un po' troppe, no, francamente non posso, le mitragliate non sono concette, il cane può esserlo, ma le mitragliate no. Le coltellate no? Se allenavano a fare il versante se il coso messo lì proprio apposta per cadere in testa, no? Cioè sono cose un pochino, no? Conosce la versione bambina sul diario che ha scoperto la nota proprio sul diario. Sì, beh, si è fatto un tombo scritto. Tombo? Sì, un tombo. No, questo è l'unico.